Sì. Ah, mica tutti, dai. Oh, chiamalo un po'. In teoria sì. Treno per la Mitrova Cup, si affrontano per il girone A di Serie C il Newton United, reduce da una vittoria nell'ultimo turno contro il Flash Team, che dopo la retrocessione dalla cadetteria non è riuscito ancora a far punti, e quindi questo è uno dei treni plausibili per fare quei punti che servono per arrivare alla zona Mitrova Cup, che servono quantomeno per cercare di accorciare le distanze dagli altri. Ancora il campionato è lungo, nulla è precluso entrambe le squadre, ci aspettiamo quindi una sfida di grande equilibrio e di grande dinamismo. Lanzamento di Sporting Club sotto Marco Ronfietti, questa è la sfida tra Flash Team contro Newton United. Ceferini cerca di calciare col mancino, viene murato il suo tentativo. Poi attenzione al bastone che passa! Clamorosamente, con l'infilata numerica, e avanti a Newton United. Con bastone che di perseveranza recupera il pallone, calcia con la punta e batte così Porchetti. Attenzione, la reazione subito con Ieva che calcia, la parata di Mannino, ci fa Eusebio! Con l'arrivo di Dominici cessa l'infilata numerica della Newton United, che comunque nonostante lo svantaggio numerico è in vantaggio di un gol. Buona giocata di Eusebio che se la porta sul destro e calcia sul fondo non di molto. Ancora Alessandro Dominici, cerca di sfilare, di accentrarsi, Dominici! Incursione perfetta per vie centrali, incrocia per la conclusione col destro ed è letale, 2-0 Newton United, partenza shock per il Flash Team, partenza super per la squadra di Mirko Innocenti. Caspazio per poter scatenare il suo destro, ma Vassone è a tutto campo, lo chiude e poi riesce anche a ripartire con la magia, gran numero di Vassone. Attenzione a Ceferini che si allunga col tacco, Ceferini! Che bellezza la Newton United, ma che giocata di Ferdinando Bassone che ha ripreso la palla anche in fase difensiva, è riuscito a far ripartire l'azione. Poi Ceferini è stato delizioso nel controllo col tacco e nel piazzato vincente, 3-0. Va lungolina per Ghiemma che è tutto solo, se lo sono dimenticati. Ghiemma la mette dentro per Filistini che coglie il palo. Certo, ancora Bassone. Bassone attaccato da Filistini, riesce a tenere il pallone in corda al piede. Ancora Bassone, allunga verso Ceferini. Poker servito, roboante prova della Newton United che si è già portata sul 4-0. Avvio shock veramente di questa squadra che si proietta verso questo quarto gol. Filistini controlla ancora questo pallone, bello il numero del numero 6. Ancora Filistini che cerca di andare in mezzo, lo fa verso Singh. Singh mette a terra il portiere, ancora Singh, la gioca su Ghiemma, non calcia nessuno, calcia Ghiemma e lo fa in modo vincente. Gol del 4-1, si riaccende la sfida, si riaccende soprattutto l'animo della squadra del Flash Team con questo gol di Michele Ghiemma. Ma bella l'azione di Filistini. Ceferini, numero di Ceferini che se ne va. Gran giocata ancora il numero 6, Ceferini! Un gol meraviglioso, ancora un gol del numero 6 che si è andato con un numero sull'out di destra, riuscito a centrarsi, a scaricare il suo mancino ed è 5-1 Newton United dilagante. Bagno, Montagnoli su De Gregorio, De Gregorio carica il destro, Mannino in calcio d'angolo. Dre De Gregorio, Singh si impegna e fa fatica a controllare, attenzione che riparte Dominici, la 5 vede, vede la porta sguarnita, ha cercato il tocco sotto. C'è che numero col tacco, gli riesce, passa, messo giù, è tutto regolare. A riparte ora Bassone, Bassone che insiste, avanza solo Ferdinando Bassone, la tocca corta verso il gol di Alessandro Dominici. Tra le proteste dei giocatori di Flash Team, il gol del 6-1, proteste che c'era allora dire un fallo, queste sono immagini, lasciamo giudicare a voi. Poi la squadra si ferma mentre vanno con un treno i giocatori biancoverdi che vanno a colpire con il gol del 6-1, ancora Dominici. Con Ceferini che va verso Bassone sul secondo palo, ha salvato tutto Porchetti, poi Ceferini calcia e la tira ancora lì Porchetti verso Filistini, dentro per Diamanti che va una carezza e con questo tiro si chiude il primo tempo, finisce sul 6-1 per una straordinaria Newton United contro il Flash Team a caccia della propria identità. Seguente, le sole 5 presenze dei giocatori della Newton potrebbero essere un fattore nel corso della partita, dato ora qui Bassone recupera questo pallone e calcia fuori clamorosamente. Stavamo dicendo potrebbero essere un fattore d'assenza, ma va detto che il Flash Team sembra avere proprio la testa staccata. Che controlla la sfera, Singh cerca di accettarsi e calcia la frate Marino sulla traversa, ma ancora Eusebio, no, la Ghiemma la spinta in porta. Il gol del 6-2, il Flash Team prova a rianimarsi e a svegliarsi da questo torpore, si grande il gol con Michele Ghiemma, bravo nel tapino vincente. Allora Eusebio alza la sfera cercando e trovando Ghiemma che salta il portiere. Ghiemma è defilato, si accentra ancora Michele Ghiemma cercando il tiro, ma Mannino gli si oppone così con la testa. Allora insiste ancora Montagnoli dentro verso Ghiemma, ha parato ancora Mannino, poi c'è Singh che cerca di trovare l'angolo per calciare, non ci riesce, ora stanno premendo i giocatori di maglia gialla. Ok, Ghiemma che recupera questo pallone, Ghiemma verso Eusebio, Eusebio sfala la porta, il tocco corto
Terzo Montagnoli, Izzo tiene le spinte, ancora Saracino che calcio in mezzo. A metà tra un tiro e un cross, nessuno aggredisce il secondo fallo, forse è per questo che si è arrabbiato il numero 7. Era buonissima di Dominici, dentro verso Ceferini che calcia sul palo. Attenzione a Saracino che va col tacco, serve Iema, pallone di ritorno il numero 7. Saracino, la parata ancora Saracino sul fondo. Ma cerca di girarsi, Iema, ancora Vannino a tenere in piedi i suoi. Pronto a entrare il presidente Mirko Innocenti a dare una mano in un, a dare una mano in un momento di difficoltà di suoi, perché comunque dopo un grande primo tempo la squadra è sulle gambe, giustamente sono solo con 5 elementi contati. Iema, attenzione al tunnel che fuorisce De Gregorio. De Gregorio la va ancora verso Iema, il tiro deviato e il calcio d'angolo. Filistini mette in mezzo, Manino interviene, occhio a contattacco, Bassone entra contro uno, Ceferini e Bassone per chiudere, Ceferini! Tocco morbido morbido, la squadra da Defensive era tutta in proiezione offensiva e il contropiede è stato letale e forse decisivo nel comune della partita con questo gol. Il tocco morbido morbido di Fabiano Ceferini. Filistini, c'è che trova il numero, attenzione a Guizzi Filistini, dentro verso De Gregorio che controlla e calcia la parata e poi la traversa. Parata e poi traversa, Manino è stato super un'altra volta, Singh ci riprova ancora Manino. Vincendo, cerca sempre di attaccare, ecco, e si porta questi errori qua e poi questo fallo di Innocenti su Singh che costringe a calcio di rigore. Una ingenuità grossolana di Italian United che testimonia i limiti di questa squadra, ammonita anche Innocenti. Rigore, questo vorrebbe essere un indizio per la riapertura della partita. Ma serve il gol di Singh e c'è la parata di Mannino, straordinario Mannino. Saracino calcia, Mannino farà ancora. Altra conclusione di De Gregorio che termina fuori. La buona sorte non è dalla parte della squadra di Manuel Diamanti. L'avversario ci riesce, serve Ceferini che prende una grandissima traversa con un'altra giocata di fino. Ancora Ceferini, sì, che regala di fatto palla a Singh. Singh va a colpire un fallo clamoroso, un altro fallo, va ricalcio, ancora fallo. Allora, innanzitutto spieghiamo che è successo. Ceferini si è fermato perché chiedeva il fallo e fermandosi ha dato questo contropiede facile a Singh, che però ha preso due pali. La mette in mezzo verso Singh, ci riprova ancora Singh, viene chiuso e viene spazzato il pallone. Attenzione alla testa di Bassone verso Ceferini che calcia fuori. Ma che fai io? Espulso Dominici per doppia munizione. Singh, un'altra conclusione, ancora Mannino che la blocca, sancisce Daniele Mannino, una prestazione mostruosa, decisamente il migliore in campo perché è stato decisivo nei momenti chiave della sfida e finisce qui 7-2. L'Unità United mette a segno la sua seconda vittoria consecutiva. Io dico soltanto che il primo tempo abbiamo fatto, penso, ci siamo meritati il primo tempo. Secondo, siamo totalmente calati proprio, siamo andati in difficoltà. Cioè, sul 5-1, mo, sul 5-2, basta gestire la partita, ecco, quello penso io. Super è stato la fortuna, ecco, guarda, sinceramente è stata solo fortuna. Ha tirato benissimo, io penso che pensavo di qualificarci verso la metà classifica, quindi mi trovo a capo, ecco. Cerchiamo di puntare a quello, più che altro. Cercare, cioè, arrivare in alto in classifica è difficile, sarebbe bello, però certo, stanno squadre molto più forti, penso, a portata nostra, ecco.